Allora, è un progetto che è nato per gioco. Io e un mio amico che eravamo molto fan, siamo tuttora molto fan di De André, ci scambiavamo dei vocali WhatsApp dove facevamo l'imitazione di De André che cantava altri artisti. Partita De Gregori, siamo arrivati a Fabri Fibra e poi a un certo punto, venuto a sapere dell'esistenza della trap, ho pensato che fosse l'operazione più dissacrante e distonica mettere insieme il suo stile musicale e quei testi. E è uscito fuori. Assolutamente no, non me lo aspettavo, prima di tutto YouTube, nel senso credevo che potesse piacere a più di due persone, ma non credevo così tante. E all'inizio questo tour era, per me era un po' strano, nel senso non credevo che davvero delle persone potessero venire ad ascoltarmi e a cantare addirittura le canzoni. Quindi all'inizio ero un po' dubbioso. Invece man mano che le date andavano avanti vedevo un riscontro di pubblico sempre bellissimo. Meraviglioso. Allora, io la trap l'ho conosciuta proprio per caso. Una mia amica che insegna ai ragazzini delle medie mi ha detto: guarda cosa ascoltano i miei allievi. E lì per lì sono rimasto. Ho avuto la reazione tipica da cosa sto ascoltando. Diciamo che non sono mai diventato fan della trap. Pian piano ascoltandola ho colto molto di più di quello che si poteva cogliere a un primo ascolto, magari con dei preconcetti. Allora, nel mio futuro c'è la prosecuzione di quello che ho fatto negli ultimi mesi, nelle ultime settimane oserei dire, cioè passare da cover pure a delle traduzioni, cioè prendere dei testi trap e riscriverli in un linguaggio, diciamo, un po' più aulico e con una forma più vicina alla forma canzone, quindi più vicina ad André. E alla fine si tratta di testi inediti con musica inedita che però si richiamano a quell'immaginario là. Ultima domanda, ma secondo te De André cosa penserebbe? Cioè, se ascoltasse... Cosa penserebbe? Beh, me la son fatta, me l'hanno fatta in tanti, ma alla fine ho concluso che De André, per quanto sia passato al pubblico come un personaggio molto, molto severo, era anche lui un personaggio particolare, un po' fuori dagli schemi, quindi probabilmente o avrebbe liquidato la cosa con una bestemmia o magari avrebbe riso. Grazie mille. Grazie.